Cioè, ma io non ho capito. Oggi è 13 dicembre e io mi sono messo i cappellini di Babbo Natale. Ma che senso ha? Bless you. Ciao a tutti ragazzi, sono io, Andrew Pepper, esploratore di Misteri Sardegna. Questa produzione che state vedendo, infatti state guardando direttamente alla mia, al titolo che io ho scritto. Non c'entrerebbe proprio una mazza sulle mie sperimentazioni, esplorazioni e misteri Sardegna, cioè proprio. Però secondo me io sono un youtuber e quindi io farò un po' di tutto. Come avete visto altre mie produzioni che non c'entra niente, tipo l'avare, l'aspirapolvere fantasma, tutte queste cose che c'entra proprio niente su cultura dell'esplorazione, misteri, case abbandonate, eccetera. E quindi faccio un poco qualcosa di che un po' ci fa un po' svegliare. Soprattutto io che ho problemi di parlare, questo mi hanno detto che fa bene. Allora preparatevi a mettervi a ridere perché non saprò fare un po'. Ok? Facciamo poco di scioglilingua, vediamo chi è più veloce fra me e voi, ok? Vai, let's go! Ok, allora ragazzi, questa è la scioglilingua numero... no, non la numero... La lettera R. Le scioglilingue con la lettera R, questo, eh? Iniziamo dal più piccolo, da quello più... che posso dire... da quello più facile, che è il numero 4. E questo è anche famoso, quello tigri contro tre tigri. Mamma mia, cominciamo. Pronti? Via! Uno, due, tre. Tigri contro tre tigri. Tre tigri contro tre tigri. Tigri contro tigri. 33 tigri contro 33 tigri. Tigri contro tigri, tre tigri. Tigri contro tigri, tre tigri contro tre tigri. Tigri contro tigri, 33 tigri contro 33 tigri. Ce l'ho fatta. Ditemi se ho fatto giusto, eh. Tigri contro tigri, tre tigri contro tre tigri. Tigri contro tigri, 33 tigri contro 33 tigri. Questo è peggio. Orrore, orrore. Ho visto un ramarro marrone. Arriva correndo il marrano. Sì, marrano. Vai Andrea, ti sfido un'altra volta. Orrore, orrore, ho visto un ramarro marrone, arriva correndo il ramarro marrone. Ce l'ho fatta. Tre superate ragazzi. Vi sfido, eh. Bisognerebbe irrorare, e arare, rurare, irrovento, riprovincia di Trento. Bisognerebbe irrorare, arare, rurare, irrovento, riprovincia di Trento. E chi alzo è? Bisognerebbe irrorare, errare, rurare, rovento di provincia di Trento. Bisognerebbe irrorare, errare, sì, errare, errare, che sei errare? Errare quello di... errare, quello del manga. Bisognerebbe irrorare, errare, rurare, rovento di provincia di Trento. Bisognerebbe irrorare, errare, rurare, bisogna irrorare le aree rurali, sì, rurale, dai, da. Bisogna irrorare le aree rurali di Rovento di provincia di Trento. Ce l'ho fatta. Una rana, nella rena erro una sera, una rana bianca, bianca, sì, una rana bianca, 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 che cos'è? Che è la mia amica bianca. Una rana, nera. Una rana nera, nella rena ero una sera, una rana bianca, sulla rena ero stanca. Oh, cosa state facendo? Mi raccomando, e questa è una sfida. Se volete mandatemi un video e così vedo quanto siete veloci. Ok? Va bene anche un video sul vostro canale YouTube, così mi iscrivo e così vedo poco quanto siete veloci. Così imparo anche, ragazzi, eh. Da scherzi, eh? Io non sto facendo per sfidarvi, per far capire chi è più bravo. Perché guardare dagli altri YouTuber è importante perché si impara tante cose. Anche io, se vedete,
cerco di interpretare Matteo Montesi quando faccio le mie esplorazioni, perché voglio imparare dagli altri YouTuber per essere bravi a esplorare, capito? Non lo faccio perché voglio essere lui, lo faccio perché imparare non nuoce. Ok? Ultima volta, ragazzi. Una rana rana rena. No. Una rana rana rena. No, è nera. Una rana rana nera. Nella rena era una sera. Una rana bianca sulla rena ero stanca. Aspetta, ragazzi. Ok, andiamo alla S. Sassaiola, sassa è un assassino, assassino, assassinato al sesso assiduo. Sassaiola, sassari un assassino, assaro, assassaro. Sassaiola, sassari, sa una, sa una che cosa? Sassaiola, sassari, sa un assassino, assairo, assassinato al sesso assassino. Ragazzi, la più difficile è questa. Perché ho iniziato dal primo. Sassaiola Sassari su un assassino assassino. No. Sassaiola Sassari su un assassino assassino. Minza, ragazzi. È difficile. Provate a cercare i suoni di lingua con la S. Mamma mia. Sassaiola Sassari sa una assassino. Sa una. Che cosa è sa una? È sa un. Sassaiola Sassari su un assassino assassino assassinato nel senso assassino. Ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho fatta. Vai alla seconda. Sacchi, sacchi, oh. Sacchi, 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 che non sa, non sa, se sa, con chi sa, che nulla sa. Ma che cacchio è questo? Questo ragazzi serve con la S. Sa chissà se sa chissà che non sa non so non no, 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 lo sa se ne andata a cagare. Ok, impossibile questo ragazzi serve con la S. Sa chissà che non sa non so non no, 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 lo sa se ne andata a cagare. Come legge? Sa chissà, sa chissà, che sa, no, che se sa, non sa, se sa, così. Sa chissà, che non sa, non sa, se sa, so chissà, che nulla sa, ne sa più di chi ne... Sì, i kinne, kinne, kinne. Che cosa è kinne, kinne? Sa chissà. No, sa chissà se sa chissà. Che sa, non sa se sa. So chissà che nulla sa. Ne sa più di chi ne sa. Ecco, questo. Ho dovuto bere acqua perché ragazzi c'è una cosa veramente allucinante questa cosa, ragazzi. Io veramente ragazzi voglio vedere chi è più bravo fra voi perché io non ce la faccio. Ultima volta ragazzi andiamo un'altra lettera, se qui c'è un'altra lettera. Chissà, infatti ho detto chissà. Sul tagliare... Non ci posso, questa è ancora peggio. Guardate questa ragazzi. Sul tagliare l'aglio taglio, non tagliare la tovaglia. La tovaglia non è aglio e la tovaglia è un grave sbaglio. Non tagliarla è l'aglio, no. Sul tagliare l'aglio taglio, non tagliare la tovaglia. Non trovaglia, sì, la trovaglia. Che cosa è la trovaglia? Ok, cacchio, basta. Ok. Sul tagliare l'aglio taglia, non tagliare la tovaglia, lo trovaglia ancora. Andrew, che problemi hai? Che hai? Cosa c'è? Delle rotamme? O hai un treno che sta girando, che sta per precipitare nel visore? Lo so.
L'attagliare. L'attagliare? Che cacchio sto dicendo? L'attagliare? Che cazzo stai dicendo? Tagliare? È sul tagliare, dai! Sul tagliare l'aglio taglia, non tagliare la tovaglia, la trovaglia non è all'aglio, non è l'aglio, aglio! Aglio! Sul tagliare l'aglio taglia, non tagliare la tovaglia, non troiaia, si troia! Ridere da solo, ragazzi, una troiaia. Ma perché non sono in compagnia per fare questo gioco, ragazzi? Vi giuro che un giorno lo faccio in compagnia, ragazzi, vi giuro che lo faccio in compagnia. Ecco, ragazzi, vi voglio offrire una cosa per voi. Chi vuole partecipare insieme con me per fare una challenge? Chi vince, chi è più veloce a fare i cioglilingua sì, avete capito, una challenge sui cioglilingua, chi è più veloce tra tutti noi. Chi vuole partecipare mi farebbe piacere, anzi consigliate questo gioco al gruppo, come si chiama, Luca e Katie e di scherzi di coppia, anche dillo anche a Gianmarco Zaccato che tanto scommetto che tutti voi lo seguite. Dovete dire a questi grandi youtuber di fare questa challenge, chi è più veloce con i cioglilingua. Mi metto a ridere, ragazzi, metterò a ridere. Arriverà il loro like, iscrizioni, no, non iscrizioni, visualizzazioni gigantesche, un sacco di visualizzazioni. Sicuramente il mio no, perché ho pochi iscritti. Sì, numero 2, ragazzi, è un vaneggio, ragazzi, va bene così, ragazzi, non ho più voglia. Mi raccomando, ragazzi, vogliamo divertirci, allora chiamatemi, facciamo questa challenge e ci divertiamo. E ricordatevi, ma condividete questo video, mandatelo a Gianmarco Zaccato, ai scherzi di coppia di Luca e Katie, e dite da parte mia se possono fare questa challenge, ok? Mi fate questa promessa, ragazzi? Lo mandate? Perché così, dai, voglio poco di visualizzazioni, anche mi piace su questo video, perché è importante, perché fa ridere, è un gioco molto divertente, ok? Allora io, ragazzi, vi saluto. Iscrivetevi al mio canale Andrew Pepper, esploratori di misteri Sardegna, e se ci vediamo su quel video che vi sto sempre dicendo sulla Sardegna sotterranea, che mi dovranno chiamare per fare una esplorazione insieme con loro, che mi hanno ospitato, perché da quando sono stato intervistato sull'Unione Sarda, il giornale, sono finito sulla pagina sulla cultura, sulle esplorazioni, e quindi mi sta invitando una squadra importante sulla Sardegna, ok? E quindi, ragazzi, questo è importante, cercatemi in chat se mi volete invitare per fare qualche esplorazione. Desidero tanto che tutti voi vi iscrivete nel mio canale, perché voi avrete a 1000 iscritti, perché ricordatevi che se fate lo youtuber e arrivate a 1000 potremo guadagnare, e quindi è importante, ragazzi. Già io sono anche senza lavoro e sto facendo un lavoro dove posso mantenermi per pochi soldi, e quindi ho bisogno anche del vostro aiuto per arrivare a 1000 iscritti, per guadagnare come secondo lavoro a farlo come youtuber, ok? Mi raccomando, ragazzi, like, condivisioni e soprattutto invito, tanto non vi dovete preoccupare se avete bisogno di benzina, possiamo scambiarci la benzina, ok? Ciao, ragazzi, allora vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, e mi raccomando, alla prossima.
Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao, leschio.